Amici appassionati di ciclismo, ci siamo. Settima edizione del Giro della Campania in rosa. Prima tappa Mondragone. Si parte da piazza Mario Liberato e siamo nei pressi del mare. Anche se Mondragone si divide tra i fiumi ed il mare, una giornata soleggiata che accompagnerà le 122 partenti a questa prima gara della settima edizione. Con me c'è il patron Salvatore Belardo, storico patron della BS Belardo Sport. Allora, Salvatore, settima edizione che nasce con una cronometro individuale pomeridiana, si partirà alle 18.30. Come è stato organizzare dopo il Covid? Buonasera a tutti i telespettatori, sì Mino purtroppo quest'anno abbiamo avuto moltissime difficoltà, come abbiamo saputo nelle ultime 48 ore abbiamo avuto dei problemi anche con le autorizzazioni, quindi abbiamo dovuto ridisegnare la seconda tappa totalmente. Eh, oggi qui in Mondragone ci ha accolto calorosamente, come tu hai detto, Città del Mare ma anche delle mozzarelle, non ci dimentichiamo la, la mozzarella di Bufala che è uno dei pilastri di Mondragone e eh, abbiamo avuto una grossissima accoglienza da parte dell'amministrazione comunale, della polizia municipale e della polizia che hanno completamente chiuso tutto il percorso, quindi siamo stati molto accolti bene. L'accoglienza è sempre quella giusta anche perché continuiamo a vivere un momento di colore rosa dopo il passaggio del, del Giro d'Italia maschile, arrivano le, le donne, arriva questa gara open che... È rinomata, è una manifestazione open, una delle più importanti a livello nazionale, riguarda le donne elite e juniores. Due le nazionali straniere, l'Ucraina e l'Azteca, insomma, veramente due compagini importanti. Ma quella ucraina un po' di più per il momento che stanno vivendo? Sì, purtroppo. Quest'anno è stato un anno tragico per eh, la nazione ucraina, come ben sappiamo. Abbiamo le atlete che... Eh, le abbiamo accolte calorosamente quando c'è stata proposta questa cosa, il presidente Luigi Calippo del comitato organizzatore ha accolto con eh, calore questa cosa e le abbiamo già invitate alla presentazione ufficiale, sono state alla presentazione ufficiale qua eh, nostre ospiti per due giorni, quindi eh, ci teniamo tanto a fare questa cosa per eh, la Federazione Ciclistica Italiana che ha accolto in Italia questa nazionale di ciclismo. Allora, noi prima di farvi vedere le immagini vi facciamo vedere una breve cartolina di Mondragone. Il territorio del comune di Mondragone è compreso tra il fiume Garigliano a nord ed il fiume Volturno a sud. Nel mezzo c'è il monte Petrino che fa da un pochettino da riparo al centro di Mondragone. Durante la seconda guerra mondiale la città di Mondragone diede prova di grande coraggio opponendosi all'occupazione tedesca. Si ricorda pertanto il trucecidio delle cementiarie riconosciute dal Presidente della Repubblica Carlo Azelio Ciampi con la Medaglia d'Oro al Valor Civile. Pochissimi secondi abbiamo cercato di rendervi partecipi farvi vedere questo meraviglioso territorio che ci, ci ospita comune di Mondragone in provincia di, di Caserta ma vediamo alla settima edizione del giro della campagna in rosa saranno quattro le maglie che verranno assegnate la maglia blu leader della classifica elite la maglia bianca la classifica juniores maglia ciclamino leader della la classifica a punti e maglia verde, leader della classifica Gran Premio della Montagna. Quattro maglie che verranno consegnate ehm, domani a Grumo Nevano, perché abbiamo cambiato la, uh, la tappa, abbiamo ridisegnato la seconda tappa, però si partirà sempre da Grumo Nevano con la presentazione delle 18 squadre. Sì, diciamo che eh, visto l'orario un po' tardo del cronometro, abbiamo deciso di eh, comunque, in ogni caso, onorare la cittadina di Grumonevano, che, era, che è sede di partenza, e nel caso, eh, sposteremo eh, la premiazione delle maglie domani mattina, l'assegnazione delle, delle maglie che sarà fatta a Grumonevano in occasione della presentazione delle squadre. Una presentazione che sarà ben voluta, anche perché il Grumo Nevano si è preparata con tanto di, di fiori, tanto di, di colore rosa per la città, quindi staremo a vedere. Ma manca veramente pochissimo per l'inizio del cronometro. 18.30 prenderà il via la prima atleta. Andiamo con le immagini registrate. Ecco, questa è Martina Fidanza alla presentazione. Le ragazze del club Corridonia, la Zeraf alla presentazione come il team Willier, un po' tutte, ricordo, 18 squadre hanno onorato questa settima edizione della, del giro della Campania, settima edizione che nasce proprio sotto un profilo di volontà, un profilo logico. Qual è il profilo logico? Che noi ci siamo fermati in un periodo dove il fermo è. Voluto voluto da un fattore esterno, non sicuramente dagli organizzatori. Causa Covid si è fermato un po' tutto il mondo e anche il giro della campagna ha avuto i suoi problemi. Nonostante tutto c'è stata una manifestazione ridotta nello scorso settembre. Oggi invece si riparte, quindi 20, 21 e 22 maggio, i tre giorni dedicati a questi colori. Ecco, vediamo la nazionale ucraina che ospita in Italia la campionessa Shelek Olga, la campionessa ucraina. Ehm, dicevo, le ucraine ospitate dal Comitato Abruzzese della Federazione Ciclistica Italiana, ospitate all'Aquila, proprio per cominciare a pedalare qui giro della campagna. Ecco, queste sono le, le partenze, le prime partenze, le 122 atlete si sono intervallate nella partenza a distanza di un minuto, un percorso uh, all'apparenza semplice, 2 km e 9 un giro tranquillo sempre all'apparenza fino a un certo punto quando poi sono arrivati i venti dal mare e quando c'è il vento sappiamo che le difficoltà aumentano. Diciamo che i tempi eh, in linea di massima sono stati buoni tutti, eh, poco più di, di, di 4 minuti, 4 minuti ed un, ed un secondo il tempo della campionessa ucraina. Poi ci sono stati altri tempi importanti, ecco, vedete il rettilineo d'arrivo, immagini suggestive perché andiamo quasi in notturna e al calar del sole senza ostacoli, veramente è uno spettacolo eh, vedere queste ragazze pedalare. Ancora immagini della, della partenza di questa crono, eh, Club Corridonia, eccola qui alla partenza, e, ehm, cade, cade dopo poco, ecco proprio in questo momento eh, cade spaventata non so da cosa, però l'importante è che è tutto, tutto bene, quello che finisce bene, domani prendere il... Sicuramente alla seconda tappa della settima edizione del giro della campagna rosa. Ricordo: seconda tappa che è stata eh, modificata a causa eh, impraticabilità di alcune strade provinciali. Quindi Prefettura di Caserta e Benevento non hanno dato eh, l'assenso alla gara. Però tutto è stato reso possibile grazie all'impegno degli organizzatori. Ecco, vediamo al riscaldamento proprio lei, la numero 72, Martina Fidanza. Lì era al riscaldamento qui all'arrivo ed è l'unica che scende al di sotto dei 4 minuti. 3.55-39 risulterà il miglior tempo. Lui è il presidente onorario, Luigi Eucalipto. Primo cittadino di Mondragone, Pacifico Virgilio. Allora, Sindaco, prima tappa della settima edizione del Giro della Campania, cronometro, un bel percorso, tanta soddisfazione. Sì, noi siamo rimasti veramente soddisfatti di poter. Uh, ospitare questa prima tappa cronometrica del Giro della Campania. Siamo alla prima esperienza, speriamo che il prossimo anno possiamo migliorare ancora di più il percorso per rendere più agevole uh, la gara ma soprattutto per uh, renderla più bella e alla scoperta della bellezza e delle ricchezze uh, della nostra città. Ritorno in strada per Martina Fidanza dopo la maglia ridata di campionessa del mondo nello Scratch, oggi 3.55.39 alla cronometro di Mondragone. Sì, sì infatti dopo, dopo tanti, tante sfortune, da dopo il mondiale, eh, sono ritornata a correre su strada e diciamo che vincere comunque il giro di campagna dove eh, ho vinto per la prima volta da junior è stato bellissimo. È stato bellissimo e per domani come la vedi? E domani la tappa dovrebbe essere più impegnativa, in linea, diciamo che da dopo l'infortunio alle vertebre eh, ho ripreso tanto in pista, quindi sono abituata a fare degli sforzi brevi e intensi, perciò questo mi si diceva. Eh, diciamo domani sarà un po' più complesso la gara in linea, perciò vedremo cosa potrò fare. Che dire, una, una prova eccezionale quella della campionessa mondiale 2021 Martina Finanza, ricordo Martina Finanza campionessa. Mondiale maglia ridata nello scratch 2021 e ritorna proprio qui sulle strade della Campania del giro della campagna in rosa dopo una serie di infortuni. Ritorna e vince la prima tappa, la cronometro individuale con un tempo eccezionale 3,55 e 39, l'unica che è scesa al di sotto dei 4 minuti. Beh, figlia d'arte, non ci dimentichiamo il padre Giovanni che ha corso negli anni 80 e gli anni 90 con. Anche lui con grinta, eh, ricordiamoci anche che la settimana scorsa è stata anche eh, vincitrice di una prova di Coppa del Mondo, eh, quindi eh, ritorna da una forte ripresa dopo la, la caduta che ha avuto, quindi è una ragazza che già ha partecipato al giro, già vinto negli anni scorsi, se non mi sbaglio mi sembra che eh, è nel Palmares del 2018 che vinse la tappa di... no 2019 forse non mi ricordo bene. Ha vinto una, la tappa di Napoli, non mi ricordo bene qual è, se è 2018 o 2017, che vinse la tappa di Napoli che arrivavamo sul lungomare di Via Caracciolo. e Anche lì fece una bella, bella gara. Bella gara sicuramente, e complimenti a Martina Finanza. Come i complimenti li faccio a Fiorin Sara che ha ottenuto il secondo tempo, 4-0-1-36, e alla portacolori della Roma Italia, Colonelli Sofia. 40296. Um, meno male per fortuna tutto bene, ci è dispiaciuto per l'Alessia la Bertolino la portacolori del club Corridonia per, per la caduta però insomma ci sta ci sta e eh, un po' la tensione, un po' l'adrenalina sono cose che possono capitare, però tutto sommato avete visto le, le immagini eh, una gara su un circuito di due chilometri chilometri e nove, interamente controllato, interamente eh, messo in sicurezza per, per le ragazze, quindi grazie a tutti coloro che hanno collaborato, le forze dell'ordine, protezione civile, eh, la società che ha collaborato insieme alla tua per la realizzazione di questa tappa qui a Mondragone, la società ciclistica sinuessa. Sì, una, una società ciclistica storica mondragonese. Eh, vogliamo ringraziare anche Antimo Perfetto che ci ha dato una mano all'organizzazione della tappa, Antonio Miraglia, diciamo, tutti i mondragonesi appassionati del ciclismo. Antimo Perfetto, zio di eh, Filippo Perfetto, ex professionista, quindi anche lui ha sangue eh, di due ruote nel... Che gli scorre nelle vene, quindi, tutti appassionati di ciclismo hanno fatto sì eh, questa bella manifestazione che è stata realizzata a Mondragone. Allora, noi eh, diamo l'appuntamento a domani, domani sera per uh, la seconda tappa la seconda tappa della settima edizione del Giro della Campagna in rosa e si partirà dal Grumo Nevano con la presentazione e poi si farà l'Altavilla Irpino eh, Montefalcione. Sì, eh, purtroppo abbiamo dovuto spostare tutto ad Altavilla Irpina con la partenza eh, causa, vi torno a ripetere quello che è successo per la Prefettura di Benevento, ci è dispiaciuto tutto di quello che è successo, però ci rifaremo l'anno prossimo. Grazie a tutti e ci vediamo domani mattina sulle strade del Giro della Campania Rosa con la seconda tappa. Grazie a Salvatore Belardo e grazie a tutti quanti voi per averci seguito, a domani per la seconda tappa.